ci deve essere in noi l'orgoglio di essere occidentali, l'orgoglio che nasce dalla consapevolezza della nostra storia, anche dei nostri errori tragici, ma soprattutto delle nostre virtù. Perché oggi le democrazie liberali, e non voglio arrivare a citare Churchill che è già stracitato, sono l'unico posto in cui si esercita la libertà umana. Qualsiasi altro sistema, che sia teocratico o sia antidemocratico, è un posto dove non c'è la libertà. E allora, signori, noi possiamo osservarne tutte le imperfezioni, ma non possiamo dubitare della nostra appartenenza a quel campo. E per quanto ci riguarda, chiunque non accetti questo non è un partner con cui possiamo avere a che fare politicamente. Perché a forza di reati di negazionismo, qui ci stiamo giocando la libertà di opinione. E lo stiamo facendo, mi dispiace dirlo, da sinistra più che da destra. Si può discutere in questo modo di questioni complesse? Che senso ha? Che senso ha? Che senso ha questa corrida indegna, vergognosa, sconcia che vediamo sui social tutti i giorni rispetto al conflitto tra Israele e Hamas? Ma si può? Io non parlo adesso qui di parti, ma si può continuamente rispondere negando che ci sia qualcuna una ragione nell'altro, addirittura gioendo se dice hai visto il missile era di Israele, no, hai visto il missile era di Hamas? Ma in che modo si discute di questo? Il nostro pensiero è e rimarrà articolato. E il pensiero è il seguente. Hamas, come tutte le organizzazioni estremistiche religiose, va distrutta. Punto e a capo. Perché non è una controparte negoziale. Mi spiegate in quale mondo noi, che pure abbiamo perso il senso talvolta dell'onore della nazione, consentiremo a gente che ha ammazzato 1400 civili di andarsene in pace dicendo facciamo una tregua? Me lo raccontate cosa succederebbe? Non succederebbe. Dopodiché c'è un tema molto più ampio. Netanyahu è stato un disastroso presidente del Consiglio di Israele. E nelle responsabilità di Netanyahu c'è la crescita di Hamas. Perché nella striscia di Gaza arrivavano soldi da chiunque e l'idea di Netanyahu era: ma se io ho a che fare con Hamas, nessuno sopporterà Hamas. Se ho a che fare con l'autorità nazionale palestinese, beh, forse questi due stati li devo fare veramente. Al di là di tutte le responsabilità enormi che ha nell'impreparazione di Israele di fronte a quello che è accaduto, dobbiamo capire che senza una prospettiva politica tu non sconfiggi Hamas, e quella prospettiva politica si chiama due popoli, due stati, e dipende da quello che tu saprai fare per rafforzare l'autorità nazionale palestinese, non per distruggerla. E poi c'è un punto, allora, la dico semplice così ci capiamo. Non credo che i terroristi di Hamas possano essere altro che o messi in galera o ammazzati. È chiaro? Anche perché noi, mentre chiediamo un sacco di tregue e, diciamo, di cessate il fuoco, i missili che vanno dalla striscia di Gaza non hanno tregue o cessate il fuoco. Però c'è un punto. Di cosa sono preoccupato io? Io sono preoccupato che Israele vinca la guerra e perda se stessa. E questo è un rischio gigantesco. Perché Israele è Israele in quanto una democrazia liberale, laica, in quanto quando non gli piace quello che fa Netanyahu sulla giustizia, scendono in strada per 40 giorni consecutivi. Israele è Israele perché comunque nelle difficoltà, nelle controversie, è sempre rimasta aperta a un contributo che diceva no, va trovata una soluzione, come quello che leggiamo sui giornali tutti i giorni. Se Israele sconfigge Hamas perdendo se stessa, Israele perderà. E questo è quello che gli amici di Israele devono dire a Israele con grande chiarezza.